Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui il vostro Tonokit che vi parla e oggi siamo tornati con Formula 1 2022. Pronti a scendere in pista? Siamo in Austria, Red Bull Ring, e c'è la sprint race, signori, quindi direi di andare subito a fare la nostra sprint race. Gara, attenzione, che dalle previsioni davano sul bagnato, bagnato non estremo, credo, magari arriverà durante la gara. La pioggia non lo sappiamo, non lo sapremo finché non lo vivremo. Fatto sta che le qualifiche sono state un po' sul bagnato, un po' sull'asciutto, e Q1 e Q2 sul bagnato, Q3 sull'asciutto. E per assurdo siamo andati meglio Sprint sul di bagnato oggi che si basa sull'asciutto. tutta Non so sulla come mai, velocità. però. Non si dovranno Però. completare molti giri e non si punterà sulla strategia. Chi di voi oggi? Chi di voi E oggi? Non lo ora so. analizziamo la griglia di partenza Guardiamo della però la gara griglia. sprint di oggi. Sarà George Russell a guidare lo schieramento partendo dalla pole, accanto a Tre Max Verstappen, millesimi che scatterà dalla Verstappen, seconda posizione. attenzione. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni: Sainz, Mick Schumacher, Attenzione amico Charles la Leclerc McLaren. e Perez, Maledetto. Norris, Albon, Hamilton, il ragazzo Decimi d'oro, signori, decimi, ma ha Gasly, fatto Ocon, difficoltà, ha avuto difficoltà Fernando anche il buon Alonso, Oscar Fernando Piastri, sul bagnato, Victum, però Tsunoda, tredicesimo, insomma. Lance Stroll e Felipe Drugovic, Latifi? Magnussen, Schwarzman, Latifi là? Attenzione, Latifi e Guanyu Zhou. ventunesimo Latifi. E Ed ecco. niente, le qualifiche sono andate un po' così, qua va benissimo, ok, tanto. Altra cosa, mi ha fatto selezionare prima del Gran Premio l'assegnazione delle gomme, cioè mescole più morbide, mescole più dure. Quindi ti danno un treno o due treni di mescole più morbide in più. Ho provato a farlo, vediamo se c'è qualcosa di. Ma a parte che vabbè, le qualifiche sono state sul bagnato, quindi per la gara non ci sono problemi a livello di gomma. Però non ho guardato la benzina, cazzo. Il giro di formazione sta per Però iniziare per la voglio gara capire sprint di se è una oggi. Sarà questione interessante vedere come se solo la caveranno i piloti. qui in Austria, solo dove ci sono le sprint race, oppure se hanno sbaggato questa cosa, perché mi ricordo che negli scorsi GP non si poteva modificare l'assegnazione delle gomme. Ma vediamo, vediamo. Mentre le auto si posizionano sulla griglia di partenza, Vediamo, tutti qua pronti, dell'utente sperano che che il dobbiamo sorteggio sia guadagnare appunto un il po' di palco. Ma posizioni la vera in domanda vista è: della quale gara. Mi scuderia avrà azzeccato la strategia giusta raccomando, e signori, quale come avrà sempre, sbagliato like, terribilmente? commenti. Ditemi la vostra sulla nostra Minardi, sul buon Fernando che al momento parte dietro e anche sui nostri avversari maledetti che continuano a macinare. Attenzione però, pronti? Una buona partenza, attenzione agli imbuti che qui sono rischiosi. È successo un casino. Qui dietro è successo un casino, noi abbiamo spinto Lewis un po' all'esterno. Però una posizione l'abbiamo guadagnata. Safety Riduci car. la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Safety car. Squalificato, vuol dire che si sono infilati uno dietro l'altro e hanno. Diciamo che si sono inchiodati. Vabbè, niente, è un classico ormai dell'Austria. Abbiamo capito quali sono le piste dove si bagga tutto e dove l'IA va a schiantarsi amorevolmente contro di noi. Per fortuna questo non è successo. E anche tra di loro, quindi niente. Niente, con il nostro eccesso incredibile di carburante, ne accumuleremo dell'altro, saremo pesantissimi, ma safety car, ci vediamo quindi quando finisce.
Safety car in questo giro, pronti a ripartire. Occhio a non far danni, anche se la vedo molto dura. Prevedo un flashbackino qua, attenzione. Peccato però, perché questa sprint race già sono 6 giri, farne 2 dietro la safety car, insomma, non è il massimo. Siamo rimasti un po' tardati. Si riparte però, let's go. Puntiamo ad Albon. Attiviamo la modalità sorpasso e continuiamo. Devi stare calmo, non vedi che è imbizzarrita la nostra auto. Non abbiamo abbastanza ritmo. Anche Fernando dietro si è staccato e di parecchio da Lewis. Abbiamo dei seri problemi oggi qui in Austria, in Australia. Merda, non riusciamo a stare dietro ad Albon, com'è possibile sta cosa? Attenzione davanti. Buon Perez. Fa battaglie, non so chi è l'altro. Ultimo giro e solo in questo giro si potrà usare il DRS, attenzione. Però anche Albon ce l'ha. Non abbiamo abbastanza velocità, attenzione Fernando su Hamilton. Rischiamo forse troppo, ci appoggiamo leggermente ad Albon, lieve danno all'ala, ma sti cazzi. Lo fai sembrare facile, ma guarda, non è stato né facile né credo legale. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri, ok? Sì, lascia perdere che finisce adesso la gara, altro che 3 giri di carburante. E niente, sembriamo avere un ritmo ridotto rispetto agli altri oggi, però un paio di posizioni di cattiveria ce le siamo portate a casa. Peccato, vabbè, questa sprint sarà tutto un taglio probabilmente, giusto un assaggino di quello che ci aspetta invece adesso. Pilota del giorno Russell, che in realtà partiva primo. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. L'esito della gara di oggi ha ridotto il distacco tra il bravo anche Fernando a recuperare un paio di posizioni, come si presenta anche ora su la Hamilton. Del campionato costruttori. Andiamo avanti e andiamo subito in pista per la gara della domenica. Vediamo se riusciamo ad avere magari un passo diverso. Ah, attenzione però, è vero, piove. Per carità, siamo andati bene sulla pioggia in qualifica. Però, io metto le mani avanti, flashbackini a go go, lo dico. Perché sicuramente, oltre ad aver fatto adesso la sprint race sull'asciutto e quindi avere il piede caldo da pista asciutta, dobbiamo un attimo capire come si comporterà l'auto, oltre al fatto anche che anche l'assetto non è che sia stato pensato per il bagnato, effettivamente. Non ci ho minimamente pensato. Ogni Gran Premio d'Austria del campionato, tranne il primo del 1964. Fu qui che John Watson perse una scommessa e la sua barba quando portò il team Penske alla sua unica vittoria nel 1976. La posta in gioco oggi è ancora più alta, con i 25 punti del vincitore.
Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia. Rivediamo giusto per vedere se ci sono delle penalità. Ieri e partirà oggi dalla pole position accanto a Max Verstappen che scatterà dalla seconda posizione. Sì, davanti è cambiato poco. Invece Sainz, Mick Schumacher. Ok, Leclerc, Norris. Perez. Albon e Fernando Alonso. Poi dietro Hamilton e così via. Esteban Ocon e Tsunoda. Magnussen, Latifi. Latifi sedicesimo. Tutti questi si sono impattaccati da Zhou in poi. Gasly, perché effettivamente Drugovic e penalità per Tictum. È quasi il momento di accendere i motori. Si scende in pista. Ma oggi non prima di andare a vedere la strategia, che per carità. Non è che intermedia dall'inizio alla fine, siamo sicuri? L'unica cosa è la benzina, che non so effettivamente come si comporti sotto la pioggia. Addirittura ci davano 4-5 giri in più. Questi sono 3, io farei un 2 giri, di solito si consuma di meno, quindi... Però nel dubbio facciamo una ventina di giri e sti cazzi. Pronti? Vabbè, il giro di formazione ci interessa gran poco perché siamo tutti su gomma intermedia. Attenzione, gara bagnata, gara di sicuro non fortunata per noi. Il pilota cerca di raccogliere tutta la concentrazione possibile, dato che queste condizioni richiederanno un grande sforzo. Diglielo. Mentre tutte le auto si posizionano sulla griglia di partenza, i capi delle scuderie sperano che le strategie messe a punto ripaghino oggi. Ma la vera domanda è: quale scuderia avrà azzeccato la strategia giusta e quale avrà sbagliato terribilmente? C'è poco da fare le strategie qui, Su come intermedie e via fino alla fine. Partiamo ancora a destra? Sì, non è un bene. La prima curva è di lì, però insinuarsi è difficile. Bisogna partire bene, tra l'altro, cosa che non succederà mai, soprattutto oggi. Piace Albon, ma non si passa tutti lì e passiamo noi senza danni? Apparentemente sì. Dobbiamo schivare la Ferrari di Leclerc dietro persone che si sportellano. Mamma mia, sorpasso anche su Leclerc, cattivo. Avanti così. Con calma, con calma. Sul bagnato bisogna andare con calma. Piano, piano, pianino, pianino. Occhio con l'ERS, a usarlo nei punti giusti della pista. Ok, il primo giro sembra essere andato più o meno incolumi. Adesso con calma cerchiamo di... Devi stare calmo tu, va bene? Madonna, quando si... imbizzarisce così la nostra auto. Tieni là. Difficile anche usare l'ERS perché azzardare in alcuni punti il suo utilizzo potrebbe essere non dannoso di più.
1.11 e 1 Russell. Noi giriamo mezzo secondo più lenti. Proviamo ad aumentare un pochino il ritmo. Proviamo. Piano, pianino, pianino, adagio, andiamo adagio. Piano, non ti incazza. Madonna i rischi, madonna i rischi, Stoers. E niente, noi ci proviamo ad aumentare il ritmo, ma non è per niente facile. Per niente, direi. Occhio anche al carburante, perché si sta consumando mica male. E niente, siamo sempre qua, eh. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Sì, no, lo so che è così tutta la gara. Dobbiamo cercare di aumentare il ritmo, ma è tosta. Uno 10-9, giro veloce per Russell che continua a martellare. Russell ha segnato il miglior tempo sul giro. Ecco. Stai distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi. Ma non è vero, ma non dire cazzate. Ci avviciniamo tanto in questa curva, ma poi perdiamo il terzo settore. Occhio la benza. Attenzione, 1.10.8. Abbiamo alzato il ritmo e di conseguenza abbassato i tempi. Forse ci stiamo prendendo il piedino. Occhio qua adesso però, perché questo inchioda. Alcune informazioni su Stroll è fuori. Attenzione, dalla safety car. Stroll decide di rendere le cose un po' più delta negativo, vuol dire che un po' più pepate. Così all'improvviso eravamo in full concentrazione, stavamo piano piano guadagnando su Norris e niente, perdiamo il ritmo così. Stavamo prendendo l'abitudine alle condizioni, alla nostra macchina, ma questa safety car cambia un po' tutto adesso.
Vabbè, signori, ci vediamo quando finisce la safety car, l'ennesima safety car di questo weekend qui in Austria. Let's go. Si riparte, signori, si riparte. Occhio alle gomme un po' freddine. E occhio. Devi stare calmo. Ci proviamo su Norris dalla lunga distanza. Mamma mia, dalla lunghissima distanza. Occhio adesso però che potrebbe riprovarci il buon Lando. Dobbiamo riprendere il buon ritmo che avevamo prima della safety car e tornare sotto al buon Sainz. Anche perché il podio è lì, il podio è lì. Dobbiamo trovare il ritmo, non rischiare, prendere soprattutto i panettoni. Vediamo, 9 giri. Nove giri e 9 decimi. Ci vorrebbe anche un po' di bagarre tra di loro, ma questa cosa non avviene. Nessuno riesce a, almeno qua davanti, a anche solo a pensare ad un attacco per il momento. Dietro non lo sappiamo e non sappiamo neanche cosa sia successo al buon Stroll. Piano. Merda. Norris, giro veloce. Appena segnato il miglior tempo sul giro. Informati però che non l'ha fatto più lui. È stato battuto il suo giro. Da Lando dietro di noi che non molla. E noi non dobbiamo mollare su Sainz. Raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Ma le gomme lasciale lì, non preoccuparti. Altro giro veloce, altro giro veloce. Occhio Sainz, che copre l'interno. Prendiamo tutta la scia. Prendiamo decisamente prima, ma madonna la trazione perfetta. E non riesce neanche a tentare il controsorpasso. Bene così, adesso andiamo all'inseguimento di Nick. Occhio però. Occhio, rallentato Sainz. Ecco l'ERS aperto in quelle curve veloci lì a destra. Credo che ci faccia guadagnare qualcosina. Vai adesso su Mick, che il podio è qui. Il podio è qui. Trazione non benissimo, ma rimaniamo vicini.
restagli vicino. Merda. La batteria è carica. Stai buono. Abbiamo dei limiti anche al giro. Vabbè, andiamo lunghi. Occhio ai warning della direzione gara, perché potremmo incappare in una penalità. Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Dai che ci siamo. Attenzione, perché siamo vicini. Siamo vicini, amica. Ci proviamo di carca pacca. Di cattiveria, ci prendiamo il podio. Che rischi. Mamma mia. Ah, lunghini. E adesso è tosto arrivare a Verstappen. Ricordiamoci anche com'è andata a finire in Gran Bretagna, a Silverstone. Quindi prima di osare. Merda. Prima di osare, magari pensiamoci due volte stavolta. Perché si sa che chi troppo vuole nulla stringe. Due giri a noi bastano. Ma davvero siamo arrivati... Merda. Qualche piccolo problema di sottosterzo adesso. Merdaccia. Vabbè, abbiamo un giro in più rispetto al delta, diciamo, del carburante. Ultimo giro, signori. Effettivamente adesso le gomme iniziano a far sentire un po' di fatica. Ci evitiamo magari di intraversarci. Occhio a Mick. Occhio a Mick. Che è incollatissimo. Difendiamoci da Mick. Difendiamoci da Mick, perché questo podio è importantissimo, signori. È importantissimo ed è arrivato alla conclusione di una gara faticosa. Ma esatto, abbiamo guidato molto bene, perché abbiamo aumentato il ritmo quando c'era da aumentarlo fino allo scoppio. Sì, però Russell, va bene che hai vinto, però vai. Fino allo scoppio delle gomme, nel senso. Cosa pensi sia stato? Attenzione, George, vincitore. Noi però sul podio, gradino più basso del podio. Impeccabile sotto ogni punto di vista. Ma possiamo solo che essere soddisfatti del nostro risultato. Non ne hanno sbagliata una. E il risultato lo dimostra. I piloti si avvicinano al attenzione podio. Attenzione al podio. Una gara che definirei fenomenale. Ancora buon Fernando, non ho visto, cioè non sappiamo dove sia. Per la Mercedes. Mi aspettavo di più da Fernando oggi. E invece... Ci godiamo questo podietto. Oddio, possiamo anche tagliarla corta, visto che tanto sappiamo. Siamo arrivati terzi. C'è poco da festeggiare, perché insomma bisogna fare di più.
fare di più. Allora, questo è il risultato complessivo e nel complesso giro veloce, attenzione. Dunque, chi definiresti il miglior pilota di giornata? Direi il ragazzo d'oro. Ma lo direi anch'io. Le gomme senza perdere velocità. Un'abilità che torna molto utile. Buon Fernando è arrivato ottavo da decimo. Un paio di posizioni ha guadagnato. Mercedes ha dato una prova di forza e ha risalito la classifica. È stato un weekend fantastico per gli appassionati di Formula 1 e non sarà l'ultimo. Perez nono, il nostro rivale. Stroll ritirato. Nella gara sprint chi è che si era ritirato? Drugovic, e Stroll era arrivato ultimo, perfetto, buon per lui. E niente, quindi Aston Martin non scala la classifica. Classifica piloti, siamo a meno 94 da Norris, che comunque sta là. Il buon Russell è davanti a noi ed ha allungato. E invece Fernando, abbiamo preso qualche punticino su Fernando. Qui siamo a 38 punti, siamo tutti vicini qua, tutti vicini. Però bisogna fare di più, fare di più. Rivalità 5 a 3, attenzione, attenzione. Complessivo siamo 21 a 19, ci avviamo verso la conquista di questa rivalità con due gare rimanenti, tra l'altro. Qua i nostri sponsor sono felicissimi e ci danno soldi che ci servono a camionate, camionate, perché dobbiamo rinnovare il contratto del buon Fernando e soprattutto aumentare quello che è a livello delle nostre strutture, altrimenti l'auto margini sono in positivo. Rimane così. Allora, un po' di denaro. Non sei contento Fernando, ma si può. Vediamo cosa vuole. Proposta accettata, ok, vuole rinnovare. Ok, allora rischio basso 11 milioni, lui adesso prende 10,3. Ma ti do ancora 10,3, Fernando, non esageriamo. Accetta? Come ha rifiutato? Ma come ha rifiutato? Ma no! Oh! Ma devo per forza andare... Ma stai scherzando? Ma io non ci credo. Ma davvero Fernando maledetto c'ha... Ma è uno scherzo. È uno scherzo. Ma Fernando ha 90. In realtà. Ma no, ma dobbiamo pagare la buonuscita a qualche... La buonuscita a zero, attenzione. Ah, beh, perché questi sono gli storici. Ma non ci credo. Non ci voglio credere. Allora, fermi tutti. C'è qualcuno senza ingaggio... Senza ingaggio ci sono un po' scelta, attenzione. Però non si fa così, non si fa così. Fernando sei un po' uno stronzo, te lo dico. Abbiamo 22 milioni ma io vorrei aumentare qualche cosa. Non possiamo non averlo, secondo pilota, gareggiamo solo noi. Allora. A questo punto anche per risparmiare, oltre che denaro, no, risparmiare solo denaro, perché qua andiamo su piloti che comunque chiedono una buona uscita da 5 milioni, bisogna spendere per esempio per un Perez o per un Sainz 15 milioni, anche no, direi proprio di no. Perciò signori, io direi che a sorpresa andiamo a raccattare un pilota storico tipo Push the Button potrebbe essere, per carità, anche Filippo Massa, però Push the Button, poi lui in condizioni di pioggia è il numero uno, perché qui ovviamente ci sono i pipponi, a Tictum, guarda te, la Tifi 72, no, per carità, potremmo anche puntare a un giovane senza ingaggio, 2 milioni, risparmiamo, aumentiamo. Però non vinceremo mai il campionato costruttori. Questo ormai... ormai lo sappiamo. Questi mi sembra un po' esagerato. Schumacher, Senna e Prost. Dai, signori, io andrei a provare con Push the Button. Proponi. Vediamo se vuole... Accettata, perfetto. 6 e 3 a rischio basso. Va benissimo. Non azzardiamo.
E niente, va bene così, si accetta. Contratto firmato, signori. Il nostro nuovo pilota, push the button. Gli sponsor rinnovali. L'unica cosa è, voglio capire, con il reparto aperto. Reparto aperto, il buon push the button dovrebbe prendere quanto di boost? Vediamo. Mettiamo in ordine, sempre per valutazione. 94, ok. Prende sempre più 5 di boost. Un buon 94 e va ai livelli di più o meno dei top, quasi. Va bene, vediamo poi come si comporta push the button. Quindi Fernando, il buon Fernando maledetto, ha rifiutato il rinnovo. Per carità, ho fatto rischio medio, ma lo stipendio era uguale, cioè, voleva un adeguamento lui, maledetto. Allora, visto che abbiamo questi 15 milioni, io andrei a capire dove dobbiamo migliorare. Qua ci arriva direttamente dalla fabbrica, 27 ottobre. Qua abbiamo finito, qua invece dobbiamo migliorare. Ma con questi 15 milioni, noi in aerodinamica, cosa possiamo fare? 5 e 4, 9... Però questo 12, io volevo provare a fare questo per vedere se andava direttamente al livello 3. 10, 15 e 5. Potremmo fare tutti questi e poi aspettare, però... allora, provo azzardo. Io provo l'azzardo. Però certo, dobbiamo aspettare che arrivi, 26 luglio. Quindi arriverà comunque dopo il Gran Premio di Francia. Se non dovesse andare la struttura a livello 3, l'abbiamo presa in quel posto. Ma dettagli, dettagli. Va bene, direi di andare avanti, fare qualcosa che ci dia del denaro, tipo questo. Tipo questo che non fa niente. Questo perde denaro, quindi niente attività. Ok, a sorpresa, sono rimasto sorpreso anch'io. Il buon Fernando ci saluta, subentra il buon push the button. E come scegli due? Ah no, ok. Allora, io voglio solo vedere una cosa prima di... No, ok, adesso ce le fa selezionare, non lo faceva prima. Prima non lo faceva, avevo provato più di una volta. Perciò adesso, allora, l'assegnazione standard bilanciata, vedete che lascia per la gara media e dura. Così facendo non cambia assolutamente niente. Però abbiamo un treno di gomme dedicato alle qualifiche soft in più. Cambia poco, eh. Però, sai, magari lasciando, usando poi solo un treno di gomme nelle qualifiche. Non lo so, noi facciamo così e andremo al prossimo weekend. Signori, io come sempre vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, un commento, a dirmi soprattutto la vostra per questo a sorpresa cambiamento nella nostra Minardi. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao.